project manager del Future Forum 2016, quali sono le parole chiave emerse durante questi 5 giorni? Evoluzione, che viene intesa come cambio proprio di paradigma, superamento della situazione attuale, non semplice innovazione di quanto c'era prima, conflitto, che significa riaprire una dialettica di confronto vero, onesto, trasparente tra posizioni diverse per superare il silenzio che sta segnando questi anni, ma anche luoghi invece che territori, dove nei luoghi, a differenza dei territori, c'è anche l'animo, c'è anche l'anima, c'è lo spirito del tempo di una comunità. Rivoluzione, inteso come altro cambiamento proprio di sistema, ma anche tecnologica, digitale, perché rivoluzione non è solamente quella di massa, rivoluzione è anche quella che viene determinata da alcune innovazioni, alcune invenzioni che di fatto fanno riniziare lo scorrere delle lancette del tempo. E anche tempo è una parola che è riemersa. Tempo per tornare nuovamente a comprendere, a riflettere, a riprendersi un tempo che riguarda la vita delle persone. Chiudiamo con le parole del futuro di Renato Quaglia. Per me una parola chiave è ibridazione, la capacità cioè di non rimanere chiusi dentro specializzazioni che non corrispondono più a quello che può servire a un tempo che chiede invece l'incontro di saperi, di competenze, di sguardi, di culture, di linguaggi diversi. Ibridazione credo sia la parola che dovrà accompagnare i prossimi anni.